Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon e benvenuti a Jurassic World Evolution. È un gioco che mi è stato regalato dalla mia dolce metà, Simona di Simon & Simon, e ho iniziato... È troppo epica sta musica, non riesco a parlarci sopra. L'ho già iniziato, ma è tipo una campagna infinita, quindi o iniziamo da capo. Ci sono i personaggi dei film di darti il benvenuto. Che ci spiegano com'è. Il dottor Ian Martin. Beh, lasciamo parlare a lui, va. Avrai sentito parlare di me. Beh, mi correggo. Avresti dovuto sentir parlare di me. Soprattutto ora che sei qui. Dunque, davanti a te ci sono le isole che dovrai gestire. Le cinque morti. Sì, ne sarai in grado. Le cinque morti. Magari fossero state solo cinque. Mi sa che ho sentito un po' basso l'audio, però almeno se del... le voci, almeno sentite la mia un pochino meglio. Direi che potremmo iniziare da qui. Isla Matanzeos. Isla Matanzeos. Sì, qui puoi fare un po' di pratica. Ne avrai bisogno, perché quando ti tufferai in profondità troverai esseri grossi, arrabbiati e affamati. E ti conviene prepararti a dovere. Ma anche noi siamo grossi, affamati e arrabbiati, eh? Io so già che riceveremo un copyright infringement per ogni video, però è troppo bello sto gioco. Intanto che questo fa il suo pippone, ha avuto un sacco di review negative. Penso che l'abbiano sistemato nel frattempo, perché a me piace come gioco. Quindi, cosa siamo laboratorio di ricerca Hammond? Ah, è praticamente uguale a Operation Genesis. È lo stesso gioco uscito 10 anni fa. Sta scherzando! Non fai ridere. Non ho capito come si fa a cambiare la velocità ancora. Quindi ci teniamo alla velocità lenta. I dinosauri sulle isole che tutti chiamano le cinque morti. A dire il vero, la cinco muertes, come dicono gli autoctoni. Dovrà essere collegato alla rete di sentieri preesistente e alla rete elettrica. Adesso la vera sfida, incubare un dinosauro. Inizierai con uno Struthiomimus. Struthiomimus. Incubazione dal laboratorio genetico. È presente abbastanza genoma per incubare un dinosauro. Uguale Operation Genesis, dovremmo mandare poi le missioni a recuperare altri pezzi di DNA. Cancellare l'estinzione, giocare con le leggi della natura. Ian Malcolm, cosa mi mancava? Esatto. Su via, dottore. Sa bene che abbiamo imparato molto dall'ultima volta. E abbiamo anche aumentato gli investimenti nella ricerca. Ah, ogni tanto sì, fallisce l'incubazione. Sfortunatamente. Sì, l'ultima volta. C'è sempre un'ultima volta. E una dopo ancora. E vai, il primo strutto Mimmo. Mimmo. La vita. L'inizio. Il momento più prezioso. Il risultato di innumerevoli cause ed effetti, esperimenti, mutazioni genetiche e combinazioni inconoscibili. Caos che genera un essere vivente, che respira e pensa, un'entità unica e distinta. E adesso... Beh, è fatto bene come beve. Li fabbricate. Ben fatto. Grazie, grazie. Dottoria Malcolm. Vabbè, è inutile vedere il video per ogni dinosauro. Un altro strutto Mimmo abbiamo fatto. Volevo costruire, vediamo se lo fa già costruire. Ha tre principali aree di interesse: sicurezza, intrattenimento e sviluppo scientifico. Ho già detto ai capi di ciascuna divisione di contattarti personalmente. Ok, ci daranno le missioni. Molto semplice. Se ti unirai alle loro squadre. Scegli uno dei loro contratti. Ti aiuterà a sviluppare la struttura. Facciamo il sviluppo, dai. Ah, dottoressa Dua, ecco il nuovo direttore delle operazioni. Facciamo il centro spedizioni, che è quello che ci permette di... la divisione sviluppo scientifico. Ok, hai bisogno di farti una divisione sviluppo scientifico. Cosa non facile con me in giro, ma ce la farai. Il che significa gestire la popolazione dei nostri dinosauri e vederli prosperare.
Ci abbiamo ancora tutto bloccato per adesso. Puoi richiedere i contratti ai capi di visione. Completali per migliorare la tua reputazione e ottenere guadagni aggiuntivi per continuare a ingrandire il parco. In sostanza, più missioni facciamo, più sale l'onore per quella fazione. Più sono fighe le missioni. Rep, tra virgolette. Tienila d'occhio, ok? Se la tua reputazione con una divisione è alta, è più facile trarre benefici da essa. Vado avanti veloce. Possiamo fare delle spedizioni e ci dice già che tipo di dinosauri possiamo trovare. La divisione cercherà le tue attenzioni. E se non le avrà, è probabile che la prenderà sul personale. Bene, la prima squadra spedizioni è partita. Porteranno i loro ritrovamenti al centro fossili perché venga estratto il DNA. Vediamo di fare qualcosa di ricerca. Alpino no. Riparazione ad alta densità. Il tuo compito è molto semplice. Crea dinosauri che attireranno visitatori nelle tue strutture e ti faranno guadagnare. Il che ti permetterà di approfondire le ricerche per costruire strutture migliori e creare altri dinosauri e così via. E così via, circo, e così via. Sviluppo e risorse, natura e affari. Semplice, no? Facciamo un po' di cose che fanno fare soldi. La gente pensa che sia il denaro a far girare il mondo, ma si sbaglia. Sono i contratti a far girare il mondo. Eh sì, si tratta di obblighi e impegni. Completa un contratto e la tua reputazione con la divisione sviluppo scientifico aumenterà. In questo modo potrai affrontare missioni sempre più complesse. Intanto che questo parla, sto facendo un po' di strutture fighe che ci fanno fare soldi. Questa è una galleria panoramica e ho messo anche quello che dà il cibo agli animali. Dopo in avanti la galleria panoramica. Ho un'opportunità interessante da sottoporti. Iniziamo la missione per il triceratopo, non dovrebbe essere difficile. Se hai ascoltato le parole del dottor Malcolm, sai quanto questo sia importante per noi. Facciamo un po' di negozi e poi qua volevo mettere anche l'hotel. Sapevo che eri il mio tipo di persona, riflessiva, seria, e sapevo che non avresti resistito a questa opportunità. Quindi diamoci da fare. Meteo. Meteo per adesso non dovrebbe essere pericoloso, anche se sta piovendo. Dei nostri dinosauri, ovvero con un genoma completo. Penso che tu sia all'altezza della sfida. Non deludermi. Aumentiamo un po' i dinosauri così aumenta il prestigio. Per adesso possiamo fare solo queste specie di struzzi. Estrai i genomi dei fossili che sono stati raccolti all'interno. Allora, abbiamo trovato dei fossili. In questo modo, perfetto. Avrai più dati a disposizione per creare i dinosauri. Ci mettiamo un sacco di roba. Certe volte troviamo delle cose che possiamo solo vendere, però va bene, ci fa fare soldi. Ci dice che di uno dei tuoi dinosauri è fallita l'incubazione. Detto che riportarli in vita sarebbe stato facile. Cioè, era già successo prima, niente di grave. Abbiamo degli slot per le estrazioni. E la peppa come piove, come è fatta bene la pioggia. Si vedeva anche l'effetto lens flare col sole. Cioè, dal punto di vista grafico non gli posso dire niente. È rimasta l'erba bagnata, la vedete? Sono le chiazze d'acqua. Volendo possiamo anche metterci qua. Allora, sì, possiamo fare anche la pallozza. E vedere cosa vedono le persone qua dentro. Così non la vedono, dai. Costruisci strutture che aumentino la visibilità, mantenendo i visitatori al sicuro dietro a un vetro di sicurezza. Sta arrivando un po' di gente, eh. Possiamo fare l'Edmonto Monto. Quindi abbiamo anche questo. Ci hanno chiesto di sbloccare il triceratopo. Interessante. Un altro dinosauro che dimostra il legame diretto con i moderni uccelli.
No, abbiamo solo il tracciato, però dobbiamo meccanare di più. Però adesso i visitatori arrivano solo così, con la monorotaia. Penso che andando avanti possiamo sbloccare anche altre strutture di atterraggio. Mettiamola così. Allora, soldi non abbiamo abbastanza per fare cose non strettamente indispensabili, quindi per adesso ci fermiamo un attimo. Mi porto avanti, faccio già un'altra centrale energetica. Vedete, sembra che vada lentissimo il tempo. Ah, gli sviluppatori di questo gioco sono alla Frontier, che con cui abbiamo già collaborato, possiamo dire, con i videogiochi Elite Dangerous e... quello del parco giochi non mi ricordo, Planet Coaster, ecco, non mi veniva in mente. Planet Coaster, infatti c'è un po' il loro stile qua negli omini. Guardate che bellino, sembra un Parasauro più o meno, cioè la faccia a becco. Deve essere parente. Questo dinosauro, l'Edmontosaurus, fu in origine scoperto in un sito scavo in Canada. Vicino al T-Rex avevano trovato i fossili di questo. Interessante. Eh beh, voglio provare a liberare un carnivoro qua dentro a vedere cosa succede. Non penso che sia una buona idea. Per questo lo farò. Per voi. Ma a fare un altro Edmonto. Edmonto Nemicis. Fossili, vai con i fossili! Subito tracciato. Ecco, questo ad esempio lo possiamo solo vendere. Forse è di anfibio. O anche questo è renio. Cos'è? Un materiale radioattivo? Non so cosa sia. Dovrei fare una battuta tipo costa rene, ma... no. Costava tanto, in effetti. Ok, dice che se aumentiamo... ci fa vedere i guadagni intanto, utile. No, c'è morto nel monto! Povero. Ci fa vedere quanto guadagniamo al minuto, all'ora. Ehi, sono Isaac. Ho sentito parlare molto bene di te. Sono il responsabile. Ha importato miglioramento a precisione AQ 1.0 a 100 A. Che senso ha avere lo spettacolo più bello del mondo se nessuno può vederlo? Non rispondere era retorico. È fin troppo ovvio. Voglio solo dire che abbiamo bisogno di gente nei parchi. Riempi le strutture di gente viva e vegeta. Le cifre generano guadagno, divertimento e opportunità. Facciamo un centro Aku, che è quello che ci aiuta a salvare i dinosauri che stanno male. Potremmo essere in procinto di fare una scoperta meravigliosa. E devo ringraziare te, almeno in parte, per i risultati raggiunti. Dai, possiamo fare altro cerato un po'. Far schiudere e allevare il dinosauro prima di scoprire se i nostri sforzi saranno ripagati. Siamo un po' a secco di soldi, eh. Vediamo se riusciamo a fare altro cerato, poi se ci muore nel tentativo. Guardate che belli, vanno a bere. Piccolini. Dove sono scappati gli altri? Eccoli qua. Cosa bella è che possiamo inseguirli. Sono proprio degli struzzi, eh. Questo si è spiaggiato. Salve. Salve. Bella la telecamera così. Ah, così possiamo vedere tutte le statistiche del dinosauro. Sto pigiando tutti i tasti indicati qui in basso. Sono messi proprio all'ombra della galleria panoramica. Che spettacolo. Ok, siamo quasi a zero di soldi. Speriamo che uno dei due triceratopi esca, così ci dà i soldi della missione almeno.
Mi sa che dobbiamo cercare qualcosa nel centro Aku. Precisione Aku. Costa troppo. Non lo possiamo fare. Ah, mannaggia. Mi sa che le missioni sono casuali, perché nella partita precedente questa del centro Aku non mi è uscito. Ce l'abbiamo fatta! Trippi! Vai, Trippi! Per tutti quelli che ci seguivano con Ark. Guardate che bello! Guarda come è felice! Trippi! Sono soddisfacenti, ma vogliamo che prosperino. Ecco il tuo prossimo compito. Assicurarti che i dinosauri abbiano tutti i comfort. In altre parole, benessere dei dinosauri. Dobbiamo fare dei dinosauri felici. I dinosauri è che non hanno metri di paragone per poter capire gli umani. Quindi non aspettarti ringraziamenti da parte loro. Allora, vediamo se riesco a fare la ricerca, non ne ho recinti. Ho tenuto d'occhio le tue attività con grande interesse e sono un po' deluso che la dottoressa Dua ti abbia affidato questo compito da sola invece di coinvolgere... Maledetto, questo è malvagio. Dovuto fare. Ne parlerò con lei più tardi. Un altro ceratopo, ottimo. Chissà se sono tutte femmine o se possiamo avere i piccolini. Allora, non mi ha dato molti soldi la missione, eh? Questi me ne dà. Aperto miglioramento, precisione al centro Aku. Però dobbiamo fare i soldi. Che per adesso non ne stiamo facendo tanti, eh? Dai, guardate, sta nuotando. Sta svagando, anzi. È un alfa! È un trice alfa! Ah, qualcuno di questi è un alfa? No. Fico. Chissà come funziona la cosa degli alfa. Ah, ok, possiamo fare la ricerca. Questa ricerca. Andiamo qua, miglioramenti. Questo. 3 minuti. Sono tutte veloci le cose da fare, fortunatamente. Anche le missioni, vedete che in 10 minuti ne abbiamo fatte già un paio. Costruisce una postazione guardiani. Vediamo quanto costa. Stazione meteo. Centro innovazione. Piattaforma panoramica, stazione girosfero, bella stazione girosfero. Postazione guardiani dov'è? Stazione monorotaia, sala giochi, negozio di giocattoli. Secondo me è nei recinti. Utile avere dinosauri così a prima botta, come si dice. Postazione dei guardiani, eccola qua. 400.000 costa, è la peppa. Adesso vendiamo qualche fossile e ce la facciamo, eh. È un muro veloce per fare i soldi questo. Dobbiamo vedere i fossili che abbiamo, si vedono qua. Probabilmente possiamo fare il pomo carnivoro, vediamo se ce la facciamo, sempre compatibilmente con i soldi che abbiamo. Facciamo simile al panico qua.
Ma non è grosso come un cinto, eh. Dovresti farmi la cortesia di dare un'occhiata a questo nuovo incarico della divisione sviluppo scientifico. No, troppo noiosa come mi sei. Ci ha chiesto di fare delle foto. Anche questa ce l'hanno per Ocean Genesis. Sembra che abbiano fatto il remake fatto meglio dal punto di vista grafico. Però ho sentito le lamentele sul fatto che si può costruire poco. Ci si può espandere poco. Quello potrebbe essere un problema. E che anche se scappano i dinosauri non succede niente in sostanza. Fanno pochi danni. 500.000 costa farlo e la peppa. Vediamo se riusciamo a fare questi 500.000. Beh, allora, la ricerca del centro acqua l'abbiamo fatta, eccola qua. Acquista. Yeah, abbiamo fatto la missione. Collaboro sempre e volentieri con te. Trasmissione in arrivo. Chi è? Ehi, sono Isaac. Come procede? Voglio dirti che ho in ballo alcune cosette di cui voglio che tu faccia parte. Vieni ad aiutare la squadra vincente. La mia. Abbandoniamo la missione che avevamo. Dobbiamo fare il Ceratosaurus. Che ce l'abbiamo? Dobbiamo soltanto... Okay. Ascolta, io vivo per lo spettacolo. Farlo vivere. E questi dinosauri sono il miglior spettacolo del pianeta. I parchi a tema devono attirare persone. E cosa c'è di meglio di nuovi dinosauri? Io, ovviamente. Quello che voglio dire è... aggiungiamo un po' di dinosauri nuovi. Certo, ci stiamo lavorando, dai. Un minuto e arriva. Non so se sia peggio usare queste creature a nostro vantaggio oppure mostrarle come fenomeni da baraccone. Sono entrambe cose inquietanti, Malcolm. Ok, sta arrivando l'elicottero. Allora, vendiamo questo. Mi sa che dobbiamo vendere, sì. E vendere anche questo. Ok. Così lo possiamo fare. Abbiamo i soldi per incubarlo. Possiamo un pochino a secco come grana, eh. Vediamo se riusciamo a fare una spedizioncina. No, costano tutte troppo. Mannaggia. Beh, soldi comunque ne stiamo facendo, eh. 71.000 al minuto facciamo. Ragazzi, farà... ragazzi e ragazze, farà distruzione e... se non schiatta prima. Distruzione a go-go. I visitatori sono soddisfatti. Bene, mi fa piacere. Mandiamo questi in un'altra spedizione. Speriamo che vada bene. Abbiamo 50% di possibilità che vada bene. Non ho capito se non possiamo fare altri recinti, ma penso di sì. Cioè, l'ideale sarebbe tenere i carnivori lontano dagli erbivori, ma a noi piace il rischio. Sarebbe anche buono migliorare le recinzioni, queste sono quelle base. Ma a noi piace il rischio. Mi piace che c'è il QR code sull'uovo, chissà se si porta qualcosa. Non so se lo vedete, qui c'è un QR code. Dai che ci siamo, 90, 91, dai! Siamo quasi, dai, 98, 99. Sì! Ragazzi, impazzivo e ammazzivo a tutti, siamo al Crono Tower. Ola, ma com'è bello pesante! Secondo me il triceratopo lo ammazza. Ci è costato un botto, eh. Bella. Salve. L'obiettivo principale è la felicità dei visitatori. Per raggiungerlo dobbiamo soddisfare le loro esigenze. È quasi come prendersi cura dei dinosauri. Tranne per il fatto che i visitatori hanno più richieste e sono meno comprensivi. Giusto?
Fa danno. Le cose sembrano andare bene qui. Sì, sto gestendo proprio bene. Oh cacchio, questo sta scappando, è nel panico. Oddio. Mi piace quello che vedo. Continua così. Vogliamo soddisfare tutti i visitatori, fargli apprezzare le piccole cose e le grandi cose. I denti e gli occhi vitrei e potrebbero mangiarli in un boccone. Esatto. L'idea è quella. Adesso se li mangiano. Sta vagando. Obiettivo intrattenimento. Sta vagando, va bene. Costruisce una mangiatoia con esche vive. Dai, su, vai a mangiare. La capaetta, pezzi! Wow, cos'è? Abbiamo finito il primo parco o no? Raggiunto il livello massimo di soddisfazione dei visitatori e il loro numero sta aumentando. Ecco perché tutti invidiano la divisione intrattenimento. Intendo i risultati, non è vero? Se i parchi funzionano bene, la ricerca scientifica va di pari passo. Ovviamente non lo direi mai direttamente a Isaac. L'ho sentito. Volevo aggiungere... No. Troppo tardi, l'ho sentito. Ma come si punzecchiano? Pensavo sarebbe finita la missione, invece ci fa continuare. C'è una mezza tempesta, ma a parte questo tutto bene. Tutto bene. Ci hanno dato un milione di petrol dollari. Allora. Facciamo anche i guardiani, così siamo un pochino più tranquilli. Non so dove è finito il carnivoro, se l'è svignata. Si è nascosto nell'erba alta. Ah no, eccolo qua. Sta vagando, vabbè, tu vaga. Non penso che si metta ad attaccare un triceratopo, è troppo forte per lui. È più grosso di lui. Lui è Lambert, direttore della sicurezza. La tua, la loro e la mia. Ti do il benvenuto sulla mia. Altra missione da fare. Beh ragazzi, comunque, per questo primo video, giusto per capire com'è il gioco, allo stesso tempo mi si parla troppo. Perché questi animali hanno un lato combattivo. Ascolta, la paura okay. Di tutti, me compreso, è di avere animali che scorrazzano liberi a briglia sciolta nel parco. Ma se non corriamo dei rischi, non potremo sfruttare appieno il loro potenziale. Incombiamo un erbivoro piccolo, che questo è facile. Sono Owen Gray. Owen. Ho visto cose di cui chi è? Non parlare, ma il mio impegno verso i dinosauri non è diminuito. Sì, voglio Raptor. E per me è Blue nello specifico. Abbiamo un rapporto speciale, come quello che c'è tra me e Claire. Meno complicato. Comunque, piacere di conoscerti. Cioè, ragazzi, non ho tenuto le licenze per fare questa roba qua. Quanto è figo. So che questi animali sono visti come un prodotto, ma non trattarli così. No, non si è schiuso l'ovetto. Ma lo strutto Mimmo ce la facciamo? Vai, strutto Mimmo. Vai. Ottenuto davvero ottimi risultati con questo contratto. Tutti parlano di noi nella struttura. Hai spiccato il volo. Metafora calzante, visto che abbiamo a che fare con i proto uccelli, no? E vai! Ci danno la stazione meteo se facciamo questa missione. Però questa missione la vedremo nel prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto, intanto che lui parla gli parlo sopra, e che possa essere all'inizio un'altra fantastica serie nel mondo dei dinosauri. Grazie per averci seguito, alla prossima. Ciao!